terzo episodio su GTA Online. Sono contento che i primi due siano piaciuti. Siamo subito in una missione di Martin, sempre con la nostra amica dai capelli rosa, che dovrebbe essere la cantante dei Ross di X Factor. Mi spiace che ti hanno eliminato, non è colpa mia, io t'ho votata. Dai che si parte bene, stavo per dirlo, invece. Cioè questa, oltre ai capelli, si è fatta anche la macchina rosa. E ho visto che sa guidare da Dio, divinamente. Ma guardate invece la mia guida skillatissima. Guardate qua, guarda. Allora, aspetta, adesso la rifacciamo bene. Beh, il cofano tanto non serviva, va anche un po' di più, peso alleggerito. Attenzione al semaforo, no, doppio incidente. Ma facciamo che la guida la sperimentiamo tra un paio di minuti. Allora, dobbiamo andare all'aeroporto, questa è l'entrata, mi sa che si salta qui. Eccolo l'ingresso, atterraggio fantastico, Ma chi è che ce l'ha messa quella barriera lì? Io proprio non lo capisco a volte. Qua c'è già un assedio, attenzione, sembra la guerra del Golfo. Hanno tutti preso gli aerei, invece vado in giro con la mia bella berlina di serie. Tra l'altro senza lunotto posteriore perché fa caldo. E che faccio? Me ne vado in giro un po' così, nella balta, e tagliatelo sto prato, madonna mia. Cosa costa il tagliare in America? Questi mi sa che li tagliano coi missili. Attenzione, mi butto dentro nell'hangar, vediamo un po'. Attento! No, mi sa che domani non vai al lavoro te. Di nuovo qua. Allora, l'obiettivo è stato eliminato. Oh, dai, anche un po' col mio aereo, finalmente. Cioè, anche armato. Forse è il primo aereo che guido in GTA, non mi ricordo. Dai, dai, vieni su anche te. Dai che ci divertiamo, ti faccio vedere le mie abilità. Oh, via, oh, che succede? Oh! Ma mi ha buttato giù, ma non si fa. Ma è la cantante dei Ross, tra l'altro. Ma mo ti faccio un vabbè. Torniamo alle quattro ruote? Sì, dai, che mi piacciono tanto. Un bel SUV americano. Ma eccolo qui il mio aereo. Questo sì, è il mio aereo di linea che porto almeno 60 passeggeri. Si entra qua? Mi sa che è chiuso. Vabbè. Quanto mi piacciono le quattro ruote oggi? Dai, usciamo. Usciamo che la missione sta per giungere alla fine. Bisogna solo fuggire. Bella quella rampa, ragazzi. Mia, via! Cazzo! Vabbè, atterraggio piatto, come ti insegnano proprio a saltare alla scuola di salti qui su. Eccolo qui, manteniamo l'allenamento. Niente, la polizia, ragazzi, ci insegue. Cosa abbiamo fatto? Ma semplicemente abbiamo distrutto un aeroporto. Bella questa, fermati un secondo tu. Ehi. Ma revisione tutto a posto? Mi sembra che però il nero opaco non vada bene per legge. Ok, ci penso io, te la porto io un attimo a sistemare. Dai, un po' di giri con la muscle car, mi piace. Mi piaceva anche quella lì appena incidentato, pazienza. Un bel rodaggio subito sul saltone. Che è questa? Ehi, doppietta! Questa manco Willy Coyote riusciva a farla. Dai, forse se mi parcheggio qua un secondo riusciamo a chiudere sta missione, perché mi sa che manco solo io a scappare. Eccoci qua. Vittoria, vediamo quanti cash che ne ho bisogno. 24.000, tanta roba, ragazzi, 24.000. Dai, siamo un po' nel free mode con questa insignificante berlina rossa. Palo preso. A me i pali piacciono sempre. Sembra di tornare in VRC ogni tanto. Entriamo un attimo in sto quartiere. Mamma mia, che quartieraccio è questo? Aspetta, qui c'è una gang. Questi c'hanno i soldi dello smazzo, mo glieli fotto. Quel tipo lì non è quello che si è fatto mia sorella. Questi c'hanno il ferro dietro la schiena. So già come va a finire poi. So già che accosto. Faccio il giro, bello tranquillo. Sì. Questi sono cattivi. È meglio che non mi fermo assolutamente. Poi magari mi sparo a bruciapelo col fucile, tanto io sono Dio. E però poi c'hanno sicuramente gli amici. E allora poi va a finire che sono un po' nella merdina, perché ho le armi che fanno ridere. E con quattro mini ciccioli di caricatore. Però magari me la posso anche cavare, non è detto. Posso scegliere magari di colpirli con una margherita invece che con un tulipano. Sembra un fiorista invece che un ammunition. Poi dopo
sa che vado al limite dell'energia. Dove sono i soldi dello smazzo, raga? Fuori subito i soldi, meglio scappare che sono... No, ho sparato. Sì, ho fatto bene, guarda. Meno male che non mi sono fermato da sta gang. Oh, ma ho visto passare un'ambulanza? Interessante, eh? Ma per donare il sangue a Lars... Scusate la portiera, era un attimo di fretta. A parte che non serve perché così c'è l'ingresso agevolato. Mi serve a voi per tornare in ospedale? Dai, ve lo faccio trovare là davanti, non vi preoccupate. Via! Allora, direi di andare un attimo... Ecco qua, il jet market di Apu. Avevo giusto bisogno di fare rifornimenti. Ma questi ormai mi conoscono. Ciao bello, come stai? Tutto bene? Surprise, motherfucker! Sì, mi dispiace molto. Dio, che nervi ste zanzare, oh. Ma non puoi mettere qualche zampirone in giro, te? Li vendi anche? Dammi anche quella bottiglia, va? Cioè, magari non proprio quella lì. Va bene anche quella di fianco. Hai fatto? Con calma, no? Ma il sacchetto me lo fai pagare o è omaggio? Ecco qua, risolto il problema al tunnel carpale. Ci vediamo alla prossima, amico. Dai che si scappa. Bella far la rapina con l'ambulanza senza portiere, comunque uno sballo. No, ma non do assolutamente nell'occhio. Poi i pali, ovviamente, li devo prendere. Oh, che sta succedendo qua? Chi è che mi ha sparato? Pallo. No. C'è il tipo con l'elicottero. Ma cosa vuoi? Ma chi ti ha soldato, te? Questo è amico degli sbirri. Infame maledetto. Oh, calma però. Madonna, devo trovare il riparo qua dentro. E con cosa l'attacco, mo sto qua? C'ho qualche raudo. Sì, gli ho fatto veramente male. Questo è equipaggiato con un elicottero di John Rambo, corazzato con i missili atomici, e io sono vestito con la maglietta bianca e i jeans. Cioè, ditemi voi. No, non c'è verso, questo ce l'ha proprio con me, questo. Cioè, andiamo un po' sotto il ponte, che in teoria lui non ci dovrebbe andare. Ma cos'è che vuole questo? Ho capito che c'è i minuti, però non è che puoi chiamarmi sempre. Oh, non se ne va, eh. C'ha ragione i barboni, sotto tetto si sta bene. Aia! Cos'è che t'ho fatto di male? Via aria, via terra, tutti ce l'hanno con me. Ma intanto la polizia vedo che se la prende con lui. Giustamente, un elicottero in pieno centro. Però non molla. Ecco che si abbassa addirittura. Cioè, dai, che ti faccio... Ti sparo dal parabrezza. Niente, ha parcheggiato. Cos'è che vuol fare? Io approfitto e me ne vado via, ragazzi. Oh, ho trovato anche una bella macchinetta. Apertura centralizzata. Tac. Via, vediamo se ce la faccio a seminarlo. E la polizia però ce l'ha con me. Minchia, oh, per un semplice furto d'auto. Quello sta sparando a mezzo allo Santos coi missili. Niente, niente, mi segue ancora, maledetto bastardo. Occhio! Tranciate in pieno le gambe della signorina. Vabbè, al massimo puoi lavorare in cassa, dai. Continua l'assedio. Una fuga difficile, io mi butto giù nel canale quasi quasi. Non so se ho fatto bene. Atterraggio composto, Yurikeki. È sempre dietro. Guardate i missili, guardate i missili. Questo mi fa un culo così tra poco. Me lo sento proprio. Preso, lo sapevo. Come mi fanno incazzare queste cose, oh. Hai capito? Mi fanno incazzare proprio. E poi c'è anche la faccia da culo. Vabbè ragazzi, dai, poco sfogo. Che è solo un videogioco GTA Online. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Ho veramente tantissimo materiale da montare e da commentare in maniera un po' così ironica. Fatemi sapere cosa ne pensate. Supportatemi con un like, anche se non lo chiedo praticamente mai nei miei video. Ma in questo periodo non ho veramente bisogno, un po' come morale, anche per capire se sto facendo la cosa giusta. E chiaramente avere più pubblico. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Saluti da Mapo. Ciao.